vogliono fare altri ragionamenti, ma li fanno semplicemente perché hanno degli interessi. Sì. Se no non si sì, 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 sì. Vediamo se. Siamo già alle 2:15. Sì, sì, beh, la conferenza precedente è finita anche tardi, per cui lasciamo 5-10 minuti. No, ma è che devo manovrare da qua quando faccio io. Adesso all'inizio questo. Allora, buongiorno, benvenuti a questo pomeriggio dell'ultima giornata del Festival di Informatici Senza Frontiere. Questo pomeriggio affronteremo degli argomenti legati molto al clima, se volete, o comunque tutta la parte più legata ai fenomeni atmosferici e terrestri e così via, che abbiamo già del resto toccato stamattina. E ho il piacere di avere con noi una persona che lui si è definito, credo, etologo o qualcosa del genere ecologo. In realtà è un esperto che ha lavorato in tutto il mondo, che ce lo invidiano, e che in questo momento, che aveva anche deciso un pochino di mollare un po' l'attività, sta comunque collaborando in Norvegia, con un'università in Norvegia, con il Ministero di Giovannini, quindi delle infrastrutture,
e chissà quante altre cose, però non ve le dico, semmai ve le racconta lui. Sono stato fortunato io che sono riuscito ad averlo con noi. Grazie ad Andrea Tilke, la parola. Grazie Dino. Aggiungo qualcos'altro di presentazione. Io sono uno scienziato dell'acqua, diciamo, avendo vissuto all'estero si dice molto water scientist, no? Così, anche se, perché mi sono occupato per tanti anni di trattamento delle acque e poi sono stato, ho vinto un concorso alla Commissione Europea per diventare responsabile del centro di ricerca, presso il centro di ricerca di Ispra della Commissione Europea, che cioè il centro comune di ricerca, ci sono dei laboratori, dei grossi laboratori sull'acqua. E poi dopo sono stato chiamato a Bruxelles a occuparmi di gestione della ricerca scientifica e ho fatto per 20 anni il mestiere di seguire, di organizzare la ricerca scientifica europea, decidendo e facendo delle proposte di finanziamento in certi settori, in altri. Per molti anni sono stato responsabile della ricerca europea sui cambiamenti climatici e quindi ho rappresentato l'Unione Europea all'IPCC, che è questo corpo dell'ONU, delle Nazioni Unite, che regolarmente produce dei rapporti sullo stato del clima e che viene molto seguito perché in questo corpo partecipano tutte le nazioni del mondo, tutte le nazioni dell'ONU. Allora, non sono un particolare esperto di informatica, vi dico subito, anche se quando ho incominciato a lavorare facevo ancora la tesi di laurea era il 74, nel 74 arrivò in laboratorio un nuovo computer, che era un piccolo computer, proprio da banco, della Hewlett Packard con un plotter e però questo computer non aveva neanche un programma e quindi qualcuno mi disse ma prova a farlo andare tu, no? E io ci ho sudato 7 camicie, ho incominciato a scrivere programmi e per 2 anni mi sono occupato di fare i programmi statistici per tutto il laboratorio. È stata una bellissima esperienza, ma poi dopo non ho più programmato niente in vita mia, l'ho solamente utilizzato. Comunque oggi vi parlerò un po' a ruota libera e partendo da un qualcosa di un po' particolare. Allora, questa è un'immagine della Terra, ma non è un'immagine fissa, perché se voi andate su quel sito che ho indicato, vedete, si può abbassare la luce? Neanche quella... Niente? Perché così forse si vede meglio. Comunque, cosa si può fare? Si può prendere questo globo e girarlo, si può ingrandirlo, si può arrivare a vedere anche, rimpicciolirlo, ingrandirlo come si vuole, e poi si possono cambiare tanti parametri, no? Si può girare la Terra, si può vederla di sotto e di sopra. In ogni modo, vedete, per esempio, in questo momento a nord, a sud delle Svalbard e a nord della Norvegia c'è in corso una tempesta e qua ci sono dei venti a 87 km all'ora e la posizione appare in questo piccolo riquadro qua. Lo espando perché qui ci sono una serie di controlli. Mi siedo e vi faccio vedere alcune altre cose. Intanto riduciamo un po'. Troppo piccolo. Ecco. Allora, io posso vedere per esempio la situazione dell'oceano. In questo caso io sto vedendo le onde del mare, dove vanno, in che direzione e qual è l'intensità e così via. Posso vedere aspetti che riguardano sostanze chimiche che sono
sospese nell'atmosfera. Questo per esempio è sulla CO2, ma possiamo vedere l'SO2, vedere quali sono i punti più emissivi, e sicuramente sono in Cina, oppure l'NO2 che è un inquinante che deriva dalle automobili e dai riscaldamenti e che di solito fa vedere una zona della pianura padana molto molto intensamente inquinante. Antonello Provenzale, che sarà dopo di me la seconda, è qua e lui ne parlerà con molta più precisione, perché lui è sì un esperto proprio di dati geografici. Possiamo vedere tante cose, no? E si possono fare anche mettere questo in proiezioni diverse, si può spiattellare la Terra così o fare come si vuole, ci sono tanti modi di vedere la Terra per tante possibilità di averne anche una visione d'insieme. In questo caso, per esempio, vedendola così, io andrei a vedere più i venti e magari andiamo a vederli un po' più in alto. Per cambiare altezza dei venti c'è questo cursore, questo vedete che è scritto in ectopascal, no? Ectopascal è la pressione atmosferica e per esempio questo è il livello dei jet stream. Guardo Antonello per essere sicuro che dico cose giuste. E come vedete, jet stream che vanno in certe zone della Terra, ma ritorniamo a quella immagine precedente e rimettiamoci con il polo più o meno in centro. Allora, cosa succede? Che i cambiamenti climatici hanno veramente cambiato tante cose. Adesso non è forse la stagione più appropriata per vedere quello che vi sto dicendo, però andando in là nella stagione, con la notte polare che si sta avvicinando, in passato si creava, ma vedete che c'è già una forma qua più o meno di una grande ciambella, no? Si creava una ciambella intorno al polo che si chiamava Polar Vortex, il vortice polare. Questo vortice polare è appunto di venti stratosferici a livello della stratosfera. Questa qui, l'altezza a cui vedo questi venti, credo che sia intorno ai 12.000 metri, una cosa del genere. E questi, contenevano dentro alla zona polare il freddo. Sostanzialmente era in qualche modo, circondavano il polo definendo un'area estremamente fredda. Naturalmente è cambiato molto nel polo perché sono sciolti i ghiacci con i cambiamenti climatici, abbiamo una superficie, non solo la superficie ghiacciata di ghiaccio sull'acqua sopra l'oceano Artico, che è molto diminuita in estensione, ma è diminuita anche in spessore perché è diventata molto sottile, è quasi tutto ghiaccio che di un anno o due anni. Un tempo era in gran parte ghiaccio molto più datato. Allora, cosa succede? Che in particolare d'inverno, quando vedete una situazione di questo genere, per esempio io posso sapere che qua in questo momento sugli Urali meridionali, quasi al livello del Mar Caspio, ci sarà un'infiltrazione di aria fredda, perché questo vortice polare si è scompaginato, ha creato delle onde. Ogni tanto, quando succede, che non so, ci sono tempeste o da noi ci troviamo con situazioni di freddo estremo d'inverno, è successo in questi anni più spesso che in passato, anche perché ci sono degli effetti appunto controintuitivi di quello che sta succedendo a livello. Allora, il perché sta succedendo non è chiaro ancora. Ho detto che è cambiato la quantità di ghiaccio, però non è detto che sia quello. Può essere che sia qualche cosa che sta succedendo più a livello della stratosfera e magari
non so se Antonello ne parlerà di questo, perché quello che sta succedendo a livello della stratosfera è quasi l'opposto. Da noi, noi ci stiamo scaldando e la stratosfera si sta raffreddando. Praticamente la temperatura, lo sapete forse, che continua a diminuire man mano che si sale, no? Se siete su un aereo ci sono fuori meno 55 gradi, cosa così. Arrivati a un certo punto la temperatura incomincia a salire, fino ad arrivare a temperature che sono vicine a quelle della Terra, molto in alto. Quindi è questo, qui c'è qualcosa che non funziona più. Posso avere assistenza? Ma comunque ritorniamo alla presentazione così. Eravamo qua. Io partivo da qui per uno scopo così, per cominciare a introdurre una cosa, che per fare delle rappresentazioni di questo genere c'è bisogno di avere tantissimi dati, una enorme quantità di dati. Questa enorme quantità di dati deriva da satelliti e da tantissimi punti di osservazione che sono sparsi per il mondo. Tra l'altro questo sito qua potete andarci tutti, è libero, potete andare lì e sbizzarrirvi. Mi piaceva farlo vedere, non so se riesco a tornare su questa cosa qua, perché voi potete, attraverso questi comandi, appunto cambiare tante cose. Avevo fatto vedere tante possibilità, potete fare una visione per esempio della temperatura, che temperatura c'è in una certa cosa, e poi potete anche vedere quali sono le proiezioni, quello che succederà fra qualche giorno. Perché non è che abbiamo solamente una grande quantità di dati, ma ormai disponiamo di tantissimi modelli previsionali, perché abbiamo capito più o meno, con una certa approssimazione, come funziona il sistema Terra. Allora, la disponibilità di questa ci porta a introdurre il... qui torniamo sempre. Cos'è successo? Che naturalmente con la tecnologia, con il fatto che abbiamo a disposizione questi strumenti per raccogliere dati così interessanti e così performanti, sono cambiati anche i modi di elaborare questi dati e le possibilità che questi comportano. Per esempio, un satellite passa su un punto della Terra e ha una telecamera magari multispettrale con cui fa delle analisi che dicono tantissime cose diverse, e per ogni punto ricava per ogni pixel una enorme quantità di informazioni, e magari ha più strumenti a bordo per cui può assommare tante informazioni diverse. Naturalmente il satellite poi ripassa, i satelliti polari che girano intorno alla Terra ripassano con una certa periodicità sullo stesso punto e fanno di nuovo un'altra immagine, e così via. Queste immagini, se io le metto insieme, posso creare una specie di cubo di dati, si chiamano data cube, infatti, e questi cubi di dati, che qua è rappresentato, per esempio, possono far vedere come si è evoluta un certo parametro nel tempo e come questo parametro ritorna a evolvere. Ognuno può avere una certa periodicità, un certo pattern speciale, particolare, può combinarsi insieme ad altri dati. E i sistemi di calcolo e i sistemi, e in particolare certi linguaggi di programmazione, permettono di costruire dei data cube con tantissime dimensioni, non con una dimensione o due dimensioni semplicemente, cioè rispetto, o tridimensionali come questa, ma con tantissime dimensioni, perché appunto sommano tantissimi dati assieme.
Questo dà effettivamente enormi capacità di lavorare su, e di modellizzare poi gli avvenimenti. Questo è un altro esempio di un data cube che riguarda l'Africa, no? Tanti tipi di, cioè tanti data cube a seconda del tipo di parametro che viene visualizzato e la propria estensione nel tempo, no? Da questo si è passati, scusate, mi tolgo la giacca se non vi dispiace. Si passa ad altre cose, perché la possibilità di visualizzare i dati oggi è diventata molto potente. Allora, negli ultimi anni si è parlato molto di un altro approccio al trattamento di dati che possono essere anche dati geografici e alla loro elaborazione, che si parla di gemelli digitali. I gemelli digitali, vedo che qualcuno sorride, li conoscete già, avete già sentiti. Il gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un'entità fisica che esiste. Si può fare un gemello digitale di una pompa, non so, che ha all'interno tanti meccanismi, io la trasformo in un sistema digitale e attraverso questa visione io posso vedere all'interno cosa succede e posso vedere che cosa cambia, cosa può succedere, naturalmente utilizzando modelli che rappresentano per esempio la produzione di cavitazione all'interno della pompa sopra certi regimi di funzionamento. Se io aumento il regime di funzionamento in un modo virtuale, il sistema di calcolo mi può rappresentare dove avviene la cavitazione a seconda del disegno e quindi posso vedere o immaginare cosa si può fare per cambiare la geometria del sistema di pompaggio per far sì che non abbia cavitazione, per esempio, no? Ma questo ha infinite possibilità, perché naturalmente posso fare gemelli digitali su qualsiasi cosa. E vi faccio un esempio di un gemello digitale di cui un po' mi sono occupato, poi ho dovuto fare altro, perché allora ho lavorato per un periodo all'Università di Tromsø e abbiamo vinto un grosso progetto europeo insieme a tanti altri, un progetto europeo che riguardava l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ora, i cambiamenti climatici sono, immagino ne avete già parlato, avete già affrontato la tematica, ma al di là del fatto che dobbiamo cercare di arrestare i cambiamenti climatici, una considerazione necessaria è che comunque stanno avvenendo e continueranno a peggiorare, perché non riusciamo a interrompere tutto oggi. Ci metteremo tanti anni per arrivare a azzerare le emissioni di CO2, di metano, dei gas serra, no? E a fare in modo che non ci sia più riscaldamento. Questo continua a provocare dei cambiamenti che fanno peggiorare per esempio la situazione delle precipitazioni intense in una certa zona, che possono portare a tanti problemi, perché ci sono intensificazione di certi eventi estremi e poi ci sono anche altri effetti, per esempio si ha scioglimento dei ghiacci sulla terra che comporta un sollevamento del livello del mare. Tutto ciò l'abbiamo incominciato a studiare, e nella zona del nord della Norvegia, tra Tromsø e la zona vicina, in questo progetto abbiamo proposto di studiare tre problemi. Uno, tre problemi legati a problemi di adattamento ai cambiamenti climatici. E spiego poi brevemente perché. Primo era quello della pianificazione delle zone marine. Allora, nei fiordi del nord della Norvegia si pesca
ci sono zone di pesca, ci sono zone di acquacoltura dove si coltivano i salmoni in grandi reti galleggianti, ci sono tante altre attività perché c'è una frequentazione turistica, ci sono tantissime attività e ci sono anche attività industriali, quindi ci sono anche emissioni perché ci sono scarichi che arrivano da terra, delle città e così. Allora, si conosce più o meno, ci sono dei modelli che rappresentano l'andamento delle correnti, ma si sa che in futuro cambieranno certe cose, perché cambia la temperatura del mare. Cambiando la temperatura del mare posso avere dei cambiamenti, per esempio, nella produzione di alghe. E le produzioni di alghe bisogna stare molto attenti, perché in un fiordo dove ho milioni di, non so quanti, di pesci in coltivazione che valgono tantissimo, se avviene un'esplosione algale di alghe tossiche ci sono perdite economiche gigantesche, eh? Per cui bisogna stare molto attenti, bisogna sapere come vanno le cose, perché e questo dipende da tanti fattori, da come girano le correnti e così via. Allora, creando un modello digitale, un gemello digitale di tutta la zona sotto l'acqua, siamo stati in grado di far vedere o di simulare come al cambiamento di certe situazioni, di certi parametri, moto ondoso, della temperatura, come questo faceva variare il moto delle correnti e come questo poteva indurre certe zone ad essere pericolose per certe applicazioni. Perché gemello digitale? Perché il disegno delle aree marine, cioè dire quest'area marina è dedicata alla pesca, quest'area non è dedicata né alla pesca, né, cioè è un'area di protezione e quest'altra è un'area anche per l'acquacoltura, cambia molte cose per quelli che fanno la pesca, fanno l'acquacoltura, perché magari devono spostarsi, devono andare da altre parti, sono abituati a fare altre cose. Allora, avendo a disposizione un gemello digitale, si era in grado di fare delle discussioni con i pescatori, con gli allevatori di pesce e così via, dicendo: guardate, la situazione che noi prevediamo, come si possa evolvere in futuro, fra 5 anni, no? A seconda del cambiamento della temperatura del globo, eccetera, eccetera, va verso questa direzione. Per cui, se andiamo verso quella direzione, questa zona dove adesso voi fate la pesca non va più bene per quello, no? Dovete cambiare, dovete muovervi più di qua o di là, eccetera. Ve lo faccio, banalizzo, no? Ma avendo a disposizione un qualcosa che non è solamente una serie di grafici, perché noi quello che è stato fatto è stato quello di mettere insieme, purtroppo qua è scritto tutto in inglese, ma sostanzialmente SDI, l'infrastruttura di dati geografici, SDI si chiama, viene trasformata sostanzialmente come un sistema nervoso, aggiungendogli il tempo, no? Aggiungendo come questo diventa dinamico nel tempo. E poi, utilizzando dei computer molto performanti e dei modelli climatici, si può sviluppare quello che si chiamano degli scenari what if, cioè che cosa succede se, no? Se avviene, non so, se sale la temperatura più di tot, che cosa succede? E quindi questo sistema di dati è stato interfacciato con... lavorando con un'impresa danese che è leader dei giochi elettronici, leader del disegno di giochi elettronici, praticamente si è trasformato questo in un sistema visuale in cui si vedevano i cambiamenti, si vedeva con colori falsi o cose di questo genere, si poteva rappresentare anche visualmente quello che succedeva. Insomma, è diventato un sistema
che è facile, intuitivo, per cui nelle discussioni con appunto quelle persone interessate, le stesse persone interessate potevano chiedere nel fare what if, dicono ma allora se noi spostiamo questa cosa da un'altra parte, che cosa può succedere? Se noi ci mettiamo dietro quell'isola invece che da qua, davanti, che cosa può succedere? Come possono andare i nutrienti che scarichiamo dalla coltivazione dei salmoni, che possono creare e questo è un potentissimo sistema di aiuto alle discussioni. E questo è stato esteso, questo digital twin, incominciato nella parte dell'oceano, si è pensato di estenderlo, di farlo diventare anche andare fuori dall'acqua, comprendere le città che ci sono intorno. È un sistema su cui si sta lavorando, non è ancora tutto compensato, ma perché anche lì ci sono delle altre situazioni difficili per fare adattamento ai cambiamenti climatici, perché i fiordi della Norvegia sono molto ripidi in certi casi e certi, a parte che sono molte valanghe che succedono, e le valanghe sono un altro problema da prevedere, ma oltretutto ci sono anche problemi di potenziale distacco di costoni rocciosi, perché con il permafrost, cioè il suolo in quell'area fino a ieri era perennemente gelato, ma da qualche anno si scongela e poi si ricongela, si scongela e ricongela. Quando qualcosa si scongela e si ricongela ci sono dei crack, ci sono delle espansioni. E quindi ci sono tante situazioni in cui si sono create delle fratture, con il rischio che interi costoni di montagna succedano come nel Vajont. Crollo di un costone in un fiordo vuol dire uno tsunami. Abbiamo fatto delle modellizzazioni per cui in una certa situazione si sta tenendo sotto controllo con degli apparati molto sofisticati che verificano spostamenti millimetrici, per dare dei segnali di allerta alla popolazione perché possa scappare nel caso in cui ci sia una situazione di pericolo. Perché in quel fiordo abbiamo calcolato che il crollo di un certo costone provocherebbe uno tsunami di circa 40 metri, un'onda di 40 metri che andrebbe completamente a mettere sott'acqua un paesino dove vivono circa 1000 persone. Quindi è una grossa responsabilità, naturalmente, ma bisogna... E questo, allora, nelle discussioni anche lì con quelli che abitano, gli si è fatto vedere qual è l'effetto, anche visualmente, e quindi è un altro modo di rapportarsi, in quel caso c'è una paura notevole, però è un altro modo di rapportare, per cui sta diventando anche uno strumento effettivamente non solo per rappresentare qualche cosa o per calcolare, ma proprio per dialogare con non più fra tecnici, ma con persone che sono interessate a capire i cambiamenti. Quindi poi gemelli digitali appunto si stanno evolvendo anche in altri casi. Adesso si stanno facendo dei gemelli digitali di intere città. Una città è formata per esempio da le fognature, i tubi del gas, quelli dell'elettricità, tutte le reti di telecomunicazione, e poi ci sono le strade, poi si sale, ci sono tante altre cose, a seconda dei livelli, ce ne sono tantissime, e gli edifici chiaramente, e gli uomini che ci vivono. E quindi la rappresentazione di una città in un gemello digitale può mettere insieme tutto questo e farlo diventare un sistema anche questo di discussione. Perché è interessante questo? Se ne realizzerà uno nei prossimi anni a Bologna, per la città di Bologna,
perché la città di Bologna, insieme a altre 8 città italiane, è stata selezionata dalla Commissione europea per un grande progetto, molto utopistico se volete, ma grande progetto, che sarebbe quello di diventare, di raggiungere una neutralità climatica, cioè un pareggio tra emissioni e assorbimenti di greenhouse gas, di gas a effetto serra, entro il 2030, quindi fra pochissimi anni, cosa molto difficile da raggiungere, che però impegnerà la città in molte discussioni con i cittadini. Quindi avere uno strumento di questo genere può essere anche molto utile proprio per queste discussioni che andranno fatte, per prendere delle decisioni insieme e non far cadere delle decisioni dall'alto. Quindi anche in questo caso uno strumento di visualizzazione potente, ma uno strumento che permette proprio di tenere conto di tante cose diverse, no? Quali sono le sostanze inquinanti che vengono emesse dagli automobili, dai riscaldamenti e così via, quali quelle che influenzano il clima, come si forma l'ozono, il particolato, e come queste cose cambiano a seconda di scelte che vengono fatte, per esempio di limitare il traffico in una certa area, di operare certe restrizioni, di creare strade verdi, di creare tetti verdi, eccetera, eccetera. E tutto questo attraverso sistemi che possono arrivare addirittura all'uso di realtà aumentata e di visualizzazione molto potente. Cambio argomento, anche se ormai siamo quasi alle tre, quindi e voglio lasciare un po' di spazio di discussione, lasciatemi 5 minuti ancora. Questa rappresentazione è una rappresentazione del sistema energetico italiano, quanto entra di carbone, petrolio, metano, energie rinnovabili, è del 2017, però era solo per far vedere un bello schema, no? E come questo si trasforma in lavoro utile per tante cose, no? Da questo si capisce, per esempio, che noi attualmente, vedete questi arancioni, è tutto il calore che buttiamo via, perché i sistemi basati sui combustibili fossili sono dei sistemi più inefficienti che ci possono essere. Un'automobile trasforma in lavoro utile, in forza motrice, circa il 20% di quello che, perché ha tantissime soste, cioè teoricamente arriverebbe al 30-35%, ma non ci arriva mai, perché naturalmente ha le soste, ha le, e tante cose, no? Per cui la maggior parte va via come calore di scarto, anche dalle centrali termoelettriche. Quello che arriva in fondo è, per una parte, cose, lavoro utile che serve all'industria, eccetera. Allora, partendo da lì, si incomincia a fare dei ragionamenti su che cosa si deve fare per trasformare questo sistema energetico in un sistema basato sulle rinnovabili, che possa diventare un sistema più efficiente, più distribuito e così via. Però appunto ci sono tante difficoltà, perché il sistema energetico di domani è un sistema veramente molto diverso. Intanto perché non c'è più solo una centrale che distribuisce che distribuisce l'energia a tutti. Oggi le centrali elettriche sono messe, diciamo, in certi nodi centrali e mandano energia verso la periferia. Domani, con il fatto che si andrà e si sta costruendo tantissimo solare fotovoltaico, per esempio, e dove lo si costruisce? Lo si costruisce dove c'è il sole. E dov'è il sole? È più nelle zone periferiche, non è tanto nel punto centrale, per cui si sta facendo un qualcosa che sta andando un po' al contrario, quindi ci vuole un ripensamento anche della rete, di come questa rete viene disegnata, no? Ma
Poi fatto da tante cose, perché appunto abbiamo intanto la produzione di energia non è più concentrata ma è distribuita. Tantissimi produttori di fotovoltaico, anche chiunque, chi di voi ha il fotovoltaico già sul tetto? Ecco, vedo già, però diciamo un 5% per adesso. Fra qualche anno io spero che sarete il 50%, anche perché con i costi dell'energia converrà molto fare questa scelta. Però questo cosa vuol dire? Che avere questo sistema è anche crea una complessità, perché il gestore della rete deve avere gatte da pelare notevole, deve trasformare questa rete in una rete digitale, in una rete digitalizzata che possa prevedere intanto come si evolve la produzione a seconda, per esempio, delle condizioni atmosferiche. C'è una bella giornata, avremo una enorme produzione di fotovoltaico e magari avremo un eccesso di produzione. A quel punto cosa succede? Che entra in funzione un elettrolizzatore, perché avremo talmente tanta energia che la butteremo via. Invece di buttarla via, si fa partire una batteria di elettrolizzatori che saranno piazzati in tanti posti, che produrranno idrogeno, e l'idrogeno lo stoccheranno da qualche parte. Poi, quando si arriva di notte, magari, e c'è un'impresa che chiede molta energia perché deve fare un'impresa, un'acciaieria, ha bisogno di tanto calore per una fusione, a quel punto gli si manda l'idrogeno e quello in cui, cioè, deve esserci un qualcosa che permette di gestire tutto questo. E per lo più, e tra l'altro, deve essere in grado di gestire anche delle questioni di prezzo, perché tutti quelli che produrranno energia domani sono produttori che diventeranno dei venditori, anche piccolissimi, ma anche dei venditori, e dovrete decidere voi cosa vi conviene, se vi conviene vendere energia in un certo momento o in un altro, a seconda di quello che è, di quanto vi pagano per avere energia. Quindi tutto questo deve essere gestito dinamicamente. La rete, tra l'altro, dovrà avere dei sistemi automatici che permettono di gestire i flussi di energia che possono cambiare. Come si fa oggi a cercare di pensare come sviluppare questo sistema? E qui entrano in campo ancora modelli. L'RSE è una ricerca sul sistema energetico, è una società che adesso credo che appartiene a GSE, che è il gestore del sistema energetico, che è una società pubblica che appartiene al Ministero della Transizione Ecologica. E lì ci sono dei modellisti molto bravi che usano dei modelli come questo Times RSE, che tra l'altro quando io ero alla Commissione Europea io finanziavo lo sviluppo di quel modello anche, tra l'altro, che questo modello permette di mettere all'interno tutti i dati sul sistema industriale, il sistema abitativo, la quantità di persone che ci sono, le necessità energetiche e modellizzare quelle che sono le richieste di energia che si generano in ogni punto d'Italia. Questi poi vanno filtrati attraverso, in realtà la prima dimensione del modello è una dimensione a scala nazionale, poi questa dimensione a scala nazionale viene trasformata attraverso un modello regionale in un sistema più rappresentato. E questo perché? Perché per esempio attualmente il fotovoltaico è molto concentrato nel sud Italia, in Puglia, in Sicilia, zone chiaramente dove c'è più sole,
e dove sono stati fatti investimenti più grossi, dove rende di più, chiaramente. Noi dobbiamo cercare di sapere da dove arriva l'energia, anche perché poi questo va passato ad un altro filtro che è un simulatore del sistema energetico che conosce, nel quale sono rappresentati tutte le linee di alta tensione, di media tensione, eccetera, eccetera, i sistemi, i nodi, qual è la capacità di questa rete e così via. E questo permette di trovare, di analizzare le criticalità, quali sono i problemi che si verificano a seconda dello sviluppo del sistema e di suggerire quali sono le cose che bisogna fare, gli investimenti da fare per ottenere un sistema che funzioni. In questo poi è molto importante che nel sistema energetico del futuro dovremo inserire anche molto stoccaggio di energia, perché l'energia del sole non c'è sempre, il vento c'è e non c'è, dipende da vari fattori, si può prevedere, perché anche lì metteremo dei modelli meteorologici insieme a questi per far la proiezione di quello che succederà domani e dopodomani, e sono già in funzione questi, però a seconda di questo bisognerà decidere come supplire agli eventuali buchi attraverso importazioni dall'estero, attraverso l'attivazione di altri sistemi di produzione e così via, che creano un bilanciamento del sistema. Tutto questo, sia nella fase di disegno del sistema che nella fase di gestione, non si può fare se non con un enorme sistema informatico e estremamente performante. Questo qua è più o meno la stessa, ma in un'altra rappresentazione, in cui vedete il modello energetico nazionale, quello regionale e il modello del sistema elettrico, che proprio rappresenta i vari cordoni del sistema. E il fatto che, per esempio, nel sistema elettrico italiano ci sono poche connessioni tra quello che avviene sull'Adriatico e quello che avviene sul Tirreno. Non abbiamo una connessione, lo stiamo facendo adesso, una connessione con la Sardegna, ma la Sardegna ha un potenziale di produzione elettrica enorme, e questo lo dobbiamo distribuire. Ci sono progetti di grandissimi impianti eolici galleggianti al sud ovest della Sardegna, in quest'area qua, a circa 40 miglia dalla costa, e questo ha bisogno di grandi sistemi di trasporto anche dell'energia per far sì che questa energia poi venga utilizzata nel modo migliore. Ecco, io credo che sono andato anche un po' troppo in là con i tempi, ho lasciato poco tempo alle domande, però era questa rapida cosa per... non sto a entrare anche in questo... volevo arrivare anche alla questione della mobilità, che però so che ne avete già parlato con Mara Tanelli qualche giorno fa, non so se c'eravate, ma lei è molto più brava di me, perché lei lo conosce queste cose, le fa, ecco, lavora proprio sul sistema digitale per la mobilità. Va bene, ma io penso che sia stato sufficiente per dare il là, e con le domande magari avremo... Cosa facciamo? No, piace scendere anche. Allora. Bisogna darlo a chi vuole fare domande. Ecco qua. Ecco. Grazie. Beh, il tema è di eccezionale interesse. Numero uno. Allora, io stamattina ho fatto una presentazione sul clima in quanto sistema. E siccome sono un logorroico, non ho fatto in tempo a presentare l'ultima slide, che era un esempio di buona pratica impostativa, dove l'esempio era dato dal documento, quello coordinato da Carlo Carraro, promosso da Giovannini,
sulla resilienza, e in cui so benissimo che ha lavorato anche lui, perché mi sono assorbito tutta la presentazione del Politecnico l'altra settimana. Allora, la domanda, che è una provocazione se vogliamo, è questa. Il governo Draghi, che ha fatto alcune azioni, fra cui mettere per l'appunto Giovannini da una parte e Cingolani all'altra e Colao dall'altra ancora, aveva cominciato a impostare in una maniera, diciamo, innovativa, no? Queste tematiche nel quadro di una transizione ecologica, eccetera, 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 eccetera. A lavoro impostato c'è stata questa cesura e adesso abbiamo un cambio. Dove in particolare c'è stata una ristrutturazione, no? Per quanto si può capire dai titoli dei ministeri, dove alcune cose sono passate ad un'altra, dove la transizione non c'è più, dove c'è la sicurezza energetica, leggi forse idrocarburi di nuovo e quant'altro. La domanda è, ma un documento come quello, secondo lei, che poi fra l'altro lei mi pare abbia lavorato sulle policies, quindi sono, no, come dire, come attuare, no, le linee di attuazione, no, per far sì che quello che era stato detto sul piano impostativo sempre di sistema, perché il lavoro non era finito, no? Cioè quello è un libro di inquadramento, no? E di definizione di misure che poi vanno attuate. Allora, secondo lei, questo tipo di cosa trasla da un'altra parte, oppure sarà da va in dimenticatoio, sarà da rifare in un altro modo? Questa è, cioè, provocazione pura, perché io purtroppo io non posso sapere se vado a offendere qualcuno con la mia risposta di presenti, perché io posso dire quello che penso e scusatemi, ma dico così perché chiaramente addirittura abbiamo fatto 3 rapporti insieme, un gruppo di esperti grande. Il primo sull'adattamento, in cui conteneva anche delle questioni di policy, il secondo sui mezzi di trasporto, il terzo sulle città, che è uscito 3 giorni fa. È uscito 3 giorni fa perché, infatti, io non ho dormito negli ultimi 2 mesi più o meno, perché dovevo coordinare quel progetto e Giovannini mi sta dietro perché dovevamo assolutamente uscire con un qualcosa per lasciare un po' di eredità. Allora io non so e non so veramente definire quale sia, però ho conosciuto in questi mesi, perché sono 2 anni che io lavoro con il governo, insomma, più o meno, e sono 2 anni che, dato che il governo precedente era un governo con tanti partiti all'interno, con un po' tutti tranne uno, ma ho conosciuto tante persone che lavoravano e devo dire che ci sono alcune aree della politica, in particolare nella destra, in cui la capacità, la competenza tecnica è messa un po' da una parte. Cioè, mentre non so perché, ma tra gli esperti, cioè quando ci si trova tra esperti, si trova facilmente la quadra su un discorso e si trova facilmente quali sono le cose da raccomandare. Noi abbiamo fatto per esempio una raccomandazione forte sul fatto che, proprio per questioni di sistema, abbiamo detto l'idrogeno, utilizzare l'idrogeno nelle automobili è una follia pura e semplice, perché l'elettricità ha una efficienza dell'85% circa, l'idrogeno ha un'efficienza, richiede elettricità per essere prodotto, se lo vogliamo produrre, cioè che dobbiamo produrlo senza emissioni, quindi non può essere fatto dal metano, ma deve essere fatto dall'energia elettrica con degli elettrolizzatori, dall'acqua, ma a quel punto l'efficienza del sistema messo in una fuel cell, in una cella combustibile, trasformato in elettricità, eccetera, eccetera, alle ruote ne arriva il 35. Quindi se abbiamo anche difficoltà a costruire sufficiente
capacità rinnovabile per supplire quello che ci mancherà dalla Russia e tante altre cose, noi dobbiamo fare delle scelte che vanno verso l'efficienza, non possiamo fare delle scelte inefficienti. E poi, se dobbiamo usare l'idrogeno che riusciremo a produrre, avete visto quel sistema energetico in cui ho detto abbiamo un eccesso di energia, facciamo idrogeno. Quell'idrogeno lì servirà primariamente all'acciaio, poi alle industrie delle ceramiche o altre industrie difficili da abbattere perché hanno bisogno di temperature molto alte e così via. Poi servirà per la chimica, per fare i fertilizzanti e poi in altre cose ancora, perché in futuro bisognerà cambiare i combustibili degli aerei e delle navi e bisognerà fare dei combustibili sintetici che partiranno dall'idrogeno. Allora, se noi ci mettiamo a contare quanto idrogeno solo per queste cose ne avremo bisogno, vediamo che per fare l'energia elettrica sufficiente dovremmo triplicare il sistema energetico attuale. Allora, cos'è? No, attenzione, perché qui viene una considerazione che è anche geopolitica. Noi abbiamo detto, guardate, che saremo in una situazione tale per cui per fare già quell'idrogeno dovremmo andare a chiedere altri paesi di farlo per noi. E a chi lo andremo a chiedere? A quelli che oggi ci vendono, per lo più almeno, per non creare delle situazioni ancora peggiori di scontro geopolitico, ai paesi che oggi vivono vendendo risorse naturali, non possiamo dire va bene, da domani tutto ce lo facciamo noi e da voi e chi se ne porta, no? Che cosa c'è? Voi andate a fare qualcos'altro. È chiaro che dovremo metterci in una situazione per cui dovremo anche offrire a certi paesi, Nord Africa, il Medio Oriente, per non dire anche la Russia, di fare cose che possono fare in modo e per cui disegnare una transizione anche per loro, che potrebbe voler dire si fa la chimica facendo grandissimi impianti solari in Nord Africa o in Medio Oriente e facendo idrogeno e poi chimica, no? Ma fare l'idrogeno per le automobili è solo perché c'è la Snam che non vuole smettere di vendere gas. Questa è la ragione. È solo perché abbiamo un monopolista, Eni Snam, che vede tramontare il suo futuro nel momento in cui si finirà di vendere combustibili fossili. Questa è l'unica ragione. Ma che noi dobbiamo per questo andarci a impiccare di nuovo facendo cose inutili e costose, noi abbiamo detto così, ci siamo trovati di fronte spesso con, avevo una bella barzelletta, ci siamo trovati di fronte spesso nelle discussioni con altre componenti del governo, quelli che dicono noi facciamo l'idrogeno, così a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Quindi ho un po' paura che ci siano anche tendenze così, che sono più sensibili alla lobby che non ad un ragionamento utile per far che dia un'utilità al paese. Ecco, questo è, secondo me, questo è il pericolo. Per quello abbiamo cercato di anticipare anche certi rapporti per dire guardate che almeno pensate, provate a pensare anche in questo modo. Io poi, noi saremo a disposizione per discutere. Un altro? Facciamo prima, poi passiamo ancora. C'è qualche altra domanda? Se no, lo passiamo subito. L'appendice, a prescindere dal fatto che appunto io sono di Mestre, il nostro sindaco ha fatto mettere su, no, il distributore di idrogeno perché prima hanno comprato gli autobus all'idrogeno, poi hanno scoperto che non sapevano come cosare. L'Eni non si sa a Marghera se intende buttarsi sull'idrogeno verde, ma l'Eni c'ha la Snam, che è un gasiero che ha fatto parte del consorzio che è andato alla CEI a spiegare quanto è bello l'idrogeno usando i gasdotti, sapendo che non si può fare. E quindi il Comune di Venezia manda in giro camion da Mantova, mi pare, o Modena, e a portare su bombole, no? Per alimentare il distributore dell'idrogeno e fanno 4 rifornimenti al mese. Detto questo,
C'è un altro corollario a proposito del rapporto fra, diciamo, scienziati e politica. Allora, al di là dell'appello delle 230.000 firme presentato a Mattarella l'altro giorno, no? C'era Carlo Carraro, c'era Navarra, c'era... Dopo c'è stato anche questa mossa promossa da Scienza al Voto di far firmare a tutti i partiti il giorno prima, due giorni prima delle elezioni, questo documento sulla costituzione del Comitato sul Clima, firmato tutti i partiti, che era poi lo stesso giorno in cui c'era la manifestazione di Fridays for Future, voglio dire simbolicamente in qualche maniera legato. Allora c'è questo documento firmato da tutti i partiti che si impegnano nella prima fase della nuova legislatura a istituire questo comitato di scienziati con obiettivi di indirizzo, è scritto sul documento, questa era la penultima slide della presentazione stamattina, no? Che io non so fare perché vado troppo lungo, però c'era anche questo. Allora, supponiamo che qualcuno in Parlamento decida di nominare questo comitato di scienziati che in qualche maniera, mutatis mutandis, dovrebbe operare come ha operato, diciamo, la scienza, no? I virologi eccetera eccetera al tempo della pandemia con il Ministero della Salute. Allora io dico, potrebbe funzionare, come no, perché dipende dalla sensibilità adesso del governo che è appena entrato. Il governo che è appena entrato nel suo programma elettorale ha messo l'ambiente a bassa priorità e, diciamo, non so se è una domanda o un ragionamento, comunque mettiamola come domanda. Secondo lei si riuscirà, viste le sensibilità che supponiamo che il nuovo governo abbia, a far funzionare questo meccanismo oppure fa parte di una forma di greenwashing? Seconda provocazione. Beh, insomma, questo è un po'... Però bisogna essere, sì, un po', cerchiamo di vederla in possibilità di essere ottimisti, sapendo, cioè, io certo c'è un piccolo problema nella scienza, che ci sono molti o alcuni cosiddetti scienziati che intervengono sulla questione del clima pur non sapendo niente di clima, perché il premio Nobel Carlo Rubbia non è un fisico, ma è un fisico nucleare, è un fisico delle particelle, scusate, adesso non so bene come definire esattamente. Fisico delle particelle, non è un geofisico, non conosce necessariamente quello che succede nell'atmosfera e così via, no? Un discorso a parte riguarda il fratello di Romano Prodi, che io conosco molto bene perché è stato a Bruxelles come delegato, il quale da un certo momento in avanti ha incominciato a dire delle cose strane. Però voglio dire, ci sono anche effetti che sono legati all'età, che sono legati ad altre questioni, no? Voglio dire, ogni tanto uno dovrebbe avere la sensibilità di ritirarsi. E invece in Italia c'è anche un altro campione di questo, che è Antonino Zichichi, no? Che anche lui non è un fisico che conosce la questione climatica, eppure si sentono delle sue interventi perché ha stampa, chiama stampa, e questo purtroppo viene molto amplificato da certi organi di stampa. Quindi bisogna un po' vedere come, se mai verrà fatto un comitato di questo genere, come verrà composto e chi ci sarà. Spero che ci siano, perché quello che è importante in realtà, in Italia ci sono delle istituzioni che si occupano di clima, c'è il Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici che è lì per quello, ci sono altri gruppi, allora usiamo quelli, usiamo i gruppi del CNR che si occupano di quello per istituzionalmente e così via, ci sono tanti che possono fare questo mestiere. A volte i comitati possono essere pericolosi perché può essere fatto. Io avevo, perché è rimasta fuori dalle discussioni durante questi tre giorni,
una domanda, se avevate trattato il prezzo dell'inquinamento climatico, nel senso che in un certo senso noi possiamo vedere l'emissione di CO2 come un inquinamento e qualcuno lo deve pagare. Dico questo perché mi occupo di rischio di economia, ci sono state grosse discussioni ad esempio per andare a valorizzare la vita umana, perché a un certo punto se devi tecnicamente andare a capire gli investimenti che devi fare per ridurre incidenti sul lavoro o cose di questo genere, devi avere delle, diciamo, dei dati di base. Mi domandavo sulla base della sua esperienza, perché è rimasta fuori le discussioni di questi tre giorni. Allora, la mia domanda è: vogliamo fare delle produzioni con l'elettrovoltaico, ma i componenti che noi abbiamo adesso a disposizione, a parte che sono basati su minerali che poi non sono in grande quantità sulla terra, ma l'efficienza dei pannelli fotovoltaici è bassa, abbiamo 25%. Cosa si sta facendo? E poi la seconda parte dal punto di vista energetico, questo debito energetico riusciremo a colmarla con le famose ventilate centrali nucleari di quarta generazione? E quando? Allora, non so da cosa partire, ma forse parto dall'ultima, perché intanto per darle una notizia, nel senso che, per un piccolo disaccordo, diciamo che il rendimento di un pannello fotovoltaico è altissimo. Il rendimento della fotosintesi, che è un processo naturale di cattura dell'energia solare, è bassissimo in confronto, è sotto l'1%, non so quanto sia, zero e qualche cosa, no? Avere un sistema che cattura, lei ha detto il 25, ma il 25% non c'è nessun pannello solare in vendita oggi che arriva al 25, arrivano al massimo al 22,5 di targa, poi in realtà ma diciamo 21, ma a pagarli, guardate, è una resa straordinaria, veramente alta, perché vuol dire che cioè io avevo, quando stavo a Bruxelles, ho fatto un impianto fotovoltaico sul mio tetto di casa in centro a Bruxelles, 14 pannelli, 22 metri quadri, producevo a Bruxelles, che non è un posto particolarmente soleggiato, 5.000 kWh all'anno e ne consumavo circa 3.000 io, poi 2.000 li vendevo alla rete, ci ho guadagnato in quegli anni in cui sono stato lì, non ho avuto nessun problema, anche perché non ha manutenzione, cioè ogni tanto sì, poi lì dove piove tanto viene lavato da solo, c'è solo un problema di poterli spolverare ogni tanto se si deposita molta polvere. Allora, intendiamoci, questa è una resa altissima. Se si calcola con quanti chilometri quadrati di pannelli si può produrre l'energia necessaria per l'Italia intera, non è tanto, e corrisponde a una frazione del suolo già utilizzato, circa un 10%. Noi adesso stiamo già producendo il 40%, il 20% dell'energia italiana viene prodotta con fotovoltaico, sostanzialmente dell'energia consumata, no? Questo 20%, voi vedete molto fotovoltaico in giro? Domanda. No. Allora, quelli che dicono, allora si riempirà l'Italia di pannelli. Non è vero, semplicemente per colmare anche cioè, se adesso non la vediamo e produciamo già il 20%, per fare 80% vuol dire quadruplicare quello che non si vede, vuol dire che un po' si vedrà, ecco. Però adesso ci sono tante cose da fare, no? Mettersi a fare il nucleare secondo me è una follia, ma per un motivo semplice: io non sono un antinucleare, no? Ma nel senso, io ho lavorato all'Enea per 20 anni, lavoravo nella parte non nucleare, però ero insieme ai miei colleghi e ho visto che cosa è successo all'Enea, che
con il referendum e così via, ha perso le competenze nucleari sostanziali, cioè sostanzialmente per fare nucleare in un paese bisogna avere una fortissima capacità di controllo, di gestione e così via. Se non c'è quella non ci si deve mettere, perché diventa veramente pericoloso. Allora ricostituire tutto questo è una spesa immensa, dopodiché ci si mette con un non qui, non là, non su. Per fare Caorso si è messo quanti anni? 30 forse, da quando è stato il primo scelto il sito. Forse adesso se ne metterebbero 20? Ma non, allora noi dobbiamo fare l'energia, la dobbiamo avere domani, non fra 20 anni, no? Per cui anche qui sulla questione del nucleare, chi è che propone il nucleare oggi? Un'impresa con 3 lettere. Perché una impresa che si occupa di petrolio chiede di fare il nucleare? Perché vuole rimanere il grande monopolista. È questo, siamo di fronte ad una rivoluzione del sistema energetico in cui ci saranno tantissimi produttori distribuiti, sarà probabilmente anche un mondo democratico diverso di produrre, molto più frammentato, e dove appunto la presenza di tanti operatori comporta anche grande competizione, un mercato in grande competizione, e di questo quelli che hanno avuto in mano dei monopoli hanno paura e quindi cercano di proporre, dicono che non si può fare, che si deve fare in un altro modo. Io la vedo così, ecco. Venendo alla questione della CO2, il prezzo della CO2 si può calcolare, il costo dell'emissione, no? Si può calcolare, ma quello che c'è adesso è che c'è un sistema di tassazione del carbonio che si chiama ETS, che è European Trading Scheme, con cui si scambiano dei diritti di emissione, no? E questo è determinato da un mercato. Allora, diciamo che quando il prezzo di mercato sale sopra al costo di... Perché cosa succede? Che questo... allora, un'impresa energivora o un'impresa energetica che produce energia elettrica con il metano deve ogni anno ridurre le proprie emissioni di una certa percentuale, che è determinata da una curva che è già prevista, no? Se non investe in rinnovabili deve comperare dei diritti da altri che hanno fatto gli investimenti. Quindi questo, se c'è molta richiesta, il prezzo sale, no? La ragione è che facendo salire il prezzo si immagina che ci siano più imprese che investono poi in tecnologie pulite. E questo in effetti è quello che è successo e che sta succedendo. Però ci deve essere un mercato che funzioni, perché questo è il mercato. Con lo scoppio della bolla del gas, su cui tra l'altro bisognerebbe parlare a lungo, perché anche qua si sono dette tante cose molto molto sbagliate che purtroppo hanno anche influenzato la campagna elettorale. C'è stato questo urlo contro gli speculatori che facevano, ma gli speculatori nel mercato del gas, gli speculatori sono scappati da tanto tempo, sono rimasti i grandi acquirenti, che sono i soliti acquirenti nazionali, i quali per effetto della guerra con la Russia, del fatto che gli chiudevano i rubinetti, si sono messi a comprare ogni genere di gas presente sul mercato per riempire gli stoccaggi, facendo salire il prezzo, e dato che erano acquirenti nazionali comperavano a qualsiasi prezzo. Quindi questa storia cioè ci siamo creati una sollevazione del prezzo. Se andate a vedere oggi il prezzo del gas, nel momento in cui si è detto che gli stoccaggi sono praticamente pieni, il prezzo del gas è sceso a circa 60 euro da 300. Insomma,
Purtroppo è una tematica che è molto complessa e che facilmente si presta a distorsioni, no? A distorsioni che poi possono essere vendute facilmente, perché qualcuno che si presenta in televisione dice: io sono contro gli speculatori, voglio mettere il cap al prezzo del gas. Cap al prezzo del gas vuol dire che se io dico oggi il cap, se metto il cap a 150 euro, ma il prezzo a 60, a me non importa a nessuno, no? E poi cosa vuol dire? Che se sale di nuovo sopra i 150 non ce lo vende nessuno, perché lo vendono a qualcun altro. Quindi è uno strano genere di discorso che si è un po' evoluto in un modo. Comunque, sì, ma il costo sociale comunque si può calcolare, è molto complesso calcolare il costo sociale. Però adesso ne parliamo fuori. Perché c'è un altro intervento, doveva già iniziare. Quindi grazie. Sei stato esauriente, quindi hai avuto tante domande. Questo è un piccolo omaggio, una stupidaggine, c'è una Moleschina dentro.